Queste sono le partite più difficili perché ci vuole testa e ci vuole molta concentrazione. Siamo riusciti a sbloccarla su una palla inattiva dopo che avevamo creato diverse occasioni e poi fortunatamente la mia squadra nel secondo tempo è entrata in campo con un atteggiamento diverso, con un'umiltà diversa e si è visto anche dal risultato. Settima vittoria consecutiva. Credo che sia anche questo un piccolo record da parte di questa giovanissima società. Importante, ci siamo finalmente messi nella griglia playoff, andiamo a verificare, come detto in precedenza, i risultati degli altri campi e se il destino, siamo noi padroni del nostro destino, adesso bisogna affrontare ogni partita ancora più convinti di quanto abbiamo fatto fino adesso. Mattia, come Luca, giovanissimi, come tutti i ragazzi che ho a disposizione, fanno enormi sacrifici. Mattia è uno di quelli sempre presenti agli allenamenti e purtroppo non ha trovato molto spazio durante quest'annata. E quindi mi fa molto piacere che in questa partita ha potuto addirittura trovare il gol e sono felice del gesto che ha fatto il rigorista, nel senso lasciandogli calciare il rigore a lui.